Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto e con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Passando ultimamente in fumetteria ho notato delle persone che si stavano affrontando in una partita di Magic the Gathering con un formato chiamato Commander. Per chi non lo sapesse, il Commander è un formato composto da mazzi di 100 carte che ruotano attorno ad un comandante, detto in maniera povera. Ma cosa c'entra tutto questo con il gioco di mazzi unici al mondo? Ebbene, guardando quei ragazzi mi sono chiesto, è possibile creare dei formati per Keyforge? Tornato a casa, mi sono messo subito al lavoro e dopo alcuni giorni ho avuto la risposta. Sì, si possono creare modalità alternative per questo gioco, senza però alterarne la natura. In questo video andremo a scoprirne solo alcune di esse che possono essere utilizzate da subito con materiali reperibili praticamente in ogni dove. Ecco a voi quindi tre modalità più uno che renderanno la vostra esperienza di gioco unica. Andiamo a dargli un'occhiata. Lucky Dice. Ispirata alla carta ombre che gli ha prestato il nome, questa modalità per la sua preparazione ha bisogno di un singolo dado a quattro facce. Dopodiché assegnerete ad ogni casata un numero da 1 a 3. Durante il secondo passo di ogni turno, invece che scegliere voi, lancerete il dado e dovrete preferire la casata che corrisponde al risultato del tiro. Se dovesse uscire il numero 4, sarete liberi di scegliere la casata che preferite. E se non doveste avere un dado a quattro facce? Nessun problema! In vostro aiuto ci saranno due applicazioni per cellulare ideali per ovviare a questa mancanza. La prima app che vi consiglio di utilizzare è RPG Simple Dice, che ha un'interfaccia molto semplice ed intuitiva. Vi basterà infatti entrare nell'applicazione e premere sul dado che avete intenzione di tirare, e il gioco sarà fatto. Se invece siete amanti del 3D e avete voglia di vedere il lancio virtuale del dado, allora Dice è l'applicazione che farà per voi. Appena avvierete il programma, vi ritroverete con due dadi a sei facce sul tavolo. Per impostare il D4, vi basterà cliccare sui dadi già presenti ed eliminarli. Per poi cliccare sul tasto più in basso ed aggiungere il dado a quattro facce che subito dopo farà la sua apparizione. Per lanciarlo basterà premere sullo schermo e attendere il risultato del tiro. Per entrambe le applicazioni troverete il link in descrizione. Questa è una modalità sicuramente molto adatta a ogni tipo di deck, ma è preferibile giocarla con quei mazzi che non performano molto e che quindi non trovano spazio nel competitivo. È uno stile di gioco che viene lasciato molto in balia della fortuna, me ne rendo conto, ma può essere utile a qualsiasi tipologia di giocatore per allenare al meglio la propria reattività. Basterà un lancio di dadi e il divertimento sarà assicurato. Occhio alla bomba! Per la preparazione di questa modalità occorrerà la carta Brobnar Bomba Grossa più Grossa. Una volta preparato il gioco, la carta Bomba Grossa più Grossa verrà posizionata lateralmente ai campi di battaglia dei due giocatori. Ogni volta che si giocherà una creatura, il giocatore attivo metterà un segnalino sulla carta Brobnar fino a che, giunti al decimo, la bomba esploderà, attivando il suo effetto. Bisognerà quindi stare attenti a non impiegare immediatamente il vostro esercito di creature, ma pensare in maniera oculata a quante giocarne per non rischiare che la bomba esploda. Dopodiché, il gioco continuerà e la bomba si innescherà di nuovo, tornando pronta ad esplodere. Questa modalità pirotecnica costringerà i giocatori a pensare oltre il semplice «metto creature in gioco per vincere la supremazia di campo».
Se avrete 9 creature in gioco e il vostro avversario ne giocherà una, potrete dire addio ai vostri servitori adorati, con tutto ciò che ne comporta. Quindi dosate bene la forza ed acuite l'ingegno. Invece, per rendere il gioco più social, c'è una variante che vede impegnati dai 2 ai 4 giocatori. Se sarete in numero dispari o più di 3 giocatori, per non escludere nessuno, la modalità Occhio alla Bomba permetterà a tutti di essere coinvolti. I giocatori inizieranno con tutte e 3 le chiavi forgiate. Quindi ogni forgiatore lancerà un dado per decidere chi inizierà per primo. Il giocatore attivo, oltre che giocare la prima mano, deciderà anche a chi assegnare la bomba. Per ogni turno terminato, la bomba passerà da un giocatore all'altro in senso orario. Ogni volta che il forgiatore attivo giocherà una creatura, la bomba avrà un segnalino su di essa, fino a che alla 10ª carica esploderà, distruggendo non tutti i servitori e gli artefatti, ma una chiave. Quando le 3 chiavi di un arconte saranno distrutte, quel giocatore perderà la partita. Le creature, le azioni, le migliorie e gli artefatti potranno comunque essere usati normalmente per combattere, raccogliere ed innescare effetti, come se si svolgesse una classica partita. Questo perché se si ottiene ambra sufficiente per creare una chiave, nel prossimo turno la si potrà forgiare, rimandando l'eliminazione. In descrizione potrete trovare il link con la carta modificata per questa variante. Quest'ultimo è davvero un bel modo di giocare, soprattutto se si è in numero dispari. Infatti, con la variante di Occhio alla Bomba si creerà più socialità e coinvolgimento, avvicinando Keyforge ad un gioco di società che è volto ad insegnare a più giocatori possibili, in una sola sessione di gioco, le meccaniche essenziali per iniziare a forgiare. Modalità Tempesta. Lo devo ammettere, questo formato è ispirato dal gioco di carte collezionabili di Pokémon e vede coinvolte le carte Modalità Stealth di casa Federazione Stellare e Tempesta di Disturbi di casa Logos. Ogni giocatore avrà scoperta in alto a sinistra sul proprio campo di gioco una delle 2 carte a scelta. Durante ogni momento del terzo passo e in qualsiasi momento del gioco, il giocatore attivo potrà decidere di attivare la sua carta, per impedire al suo avversario di giocare azioni nel suo prossimo turno. Dopodiché girerà la carta a faccia in giù ed essa non potrà più essere utilizzata per il resto della partita. Proprio come gli attacchi GX dei Pokémon. Per migliorare l'esperienza di gioco è consigliabile quindi non utilizzare mazzi che hanno queste 2 carte al loro interno. È da dire anche che le carte Tempesta di Disturbi e Modalità Stealth non verranno influenzate in alcun modo da nessuna delle carte giocate da ogni forgiatore, neanche da loro stesse. Quindi per fare un esempio, se si attiva la modalità, nel turno successivo si potrà attivare la tempesta senza nessun tipo di problema. Ma non è solo possibile utilizzare artefatti o azioni per creare tipologie diverse di gioco. Infatti anche i servitori verranno in vostro aiuto per trasformarsi in protagonisti assoluti. Modalità Baluardo. Questa tipologia è la prima che vede una creatura coinvolta attivamente sul campo di battaglia e rappresenta la più una soluzione che sarà a vostra completa disposizione. Per preparare il gioco, entrambi i forgiatori avranno un baluardo al centro della loro linea di battaglia che fornirà più 2 armatura ai suoi vicini permanentemente. In più, il baluardo sarà indistruttibile e quindi immune a tutti gli effetti e agli attacchi delle carte che influiranno sulla linea di battaglia e non potrà essere utilizzato per combattere o raccogliere. Questo per evitare che mazzi con Sanctum siano privilegiati a discapito di altri. In descrizione vi lascerò l'immagine della carta con tutte le modifiche del caso, così che potrete stamparla ed utilizzarla a vostro piacimento tutte le volte che vorrete. Se non si possiedono le carte fisiche, non vi preoccupate, potranno essere scaricate dalla pagina di Keyforge Italia e stampate presso la vostra copisteria di fiducia. O alternativa più economica, potrete ricorrere ad un semplice foglio dove c'è scritto il nome della carta e il suo effetto. Vi invito a testare tutte le modalità di cui vi ho parlato per scegliere quella che vi piacerà di più e magari, perché no, modificarla in meglio. L'unico limite è la fantasia.
Potrete anche creare un formato di gioco tutto vostro con qualsiasi carta di Keyforge e ideare i vostri personali effetti per generare un'esperienza unica che potrà essere condivisa con tutti i forgiatori esperti e non. In più volevo cogliere l'occasione per avvisarvi che presto ci sarà un torneo organizzato dal sottoscritto dove una nuova modalità, forse due, che non ho ovviamente introdotto in questo video perché ancora in fase sperimentale, prenderanno vita. Appena sarà tutto pronto avrete maggiori informazioni al riguardo. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarvi vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazioni di massa. E se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!